tutti! Bacione enorme dalla vostra amica. Siamo in cucina perché oggi cuciniamo! Cuciniamo insieme all'amica. Allora, e devo ringraziare che mi è stata inviata gentilmente questa piastra a induzione da Tok Kit, che significa andare in cucina. E praticamente loro vendono tutti questi accessori, bar, elettrodomestici, tutte queste cose un po' per la cucina, insomma, che a noi donne utili servono. Adesso andiamo ad aprirla, che la scatola si presenta così, vi ho fatto vedere con il manichino. Qua andiamo ad aprirla. Aspettate, e voilà. Ok, allora la scatola la appoggiamo qui. È tutta super mega imballata con le sue qua instruction. Qua c'è tutto il polistirolo. No, non è polistirolo, è quello in gommina lì, bello, bello morbido. Qui abbiamo la nostra piastra che adesso andiamo a togliere. Allora, è leggera, già ve lo dico, è molto leggera. Non occupa chissà che cosa di spazio, perché comunque è anche molto sottile. Aspettate, qua. Poi questa ha anche la possibilità, la funzione di NFC per le ricette. Potete appunto avere le ricette. Aspettate che adesso togliamo qua. E qua c'è la sua presa. Aspettate, Tok Kit. Bello anche il nome, molto particolare. Allora, aspettate che tolgo il filettino. Oh, mi è caduto. Scusatemi, allora ha 9 livelli di regolazione e poi è 2100 watt di potenza. Adesso aspettate un attimino, e come vedete è anche molto molto sottile. Per dire, voi avete la cucina, non avete chissà che cosa di spazio, quando non avete voglia, non vi serve, non è che non avete voglia, potete anche appoggiarla da qualche parte, infilarla, insomma. Anche nei mobili ci sta da tutte le parti, nei vostri pensi, ecco. Cioè non è una cosa che ideale per il campeggio, insomma, anche certo, se voi andate via, avete un campeggio, camper, andate appunto in campeggio, oppure avete anche un camper, potete benissimo usarla e portarla, perché comunque non occupa chissà che di spazio. Qua c'ha la sua protezione, la spinottona qua, così, l'asciugo, che ha l'asciugo, giusto amore? Imparo qualcosa ogni tanto. E adesso andiamo un attimino a collegarla e poi ci vediamo tra un attimo. Ecco qua, l'abbiamo collegata e qui appunto ci sono i tastini. Qua on, andiamo ad accenderla e poi qui c'è appunto, vedete che adesso lei parte e si riscalderà, i 9 per la potenza. Dove la mettiamo? Magari mettiamola su a metà. Adesso vediamo appena si riscalda, poi andiamo a preparare. Eccoci qua, come promesso, padellino, perché vado a fare una piccola porzione di questi gnocchi. Vedete, ho messo l'acqua e l'ho già salata. Adesso lei è accesa, ci appoggiamo su il nostro padellino, aspettiamo che bolle l'acqua, poi vi facciamo vedere che bello i gnocchi. A dopo. Come vedete non ci ha impiegato molto, il sale si è sciolto, c'è tutte le bollicine, l'acqua sta già quasi per bollire. Ma ci ha messo tipo due minuti? Ci ha messo poco, infatti vedete, anche se non so se si vede nel video, che il fumo sta venendo sull'acqua, è calda. Due minuti ci ho messo. Io adesso ci li vado, poca l'acqua, però. Ce li vado a mettere, sì, è poca l'acqua. E poi vabbè, i gnocchi lo sapete che sono pronti quando vengono a galla. E poi li prepariamo con il gorgonzola a Jason. Adesso li abbiamo messi tutti, ok. Aspettiamo che appunto pian piano cuociono. Intanto io metto via questo, intanto che c'è l'inquadratura lì per lo preparare, prendo il gorgonzola. Ecco. Comunque ho fatto veramente, veramente veloce. Ma due, tre minuti, non di più, credo. Ho fatto proprio poco. Non pensavo, cioè, così veloce. Sì, dopo una volta che comunque l'acqua bolle, si può comunque abbassare il livello di potenza. Sì, infatti. Per mantenere. Mantiene. Se no è uno spreco di corrente. Sì. Adesso li giriamo un pochino così, come vedete l'acqua è caldissima, si sta per bollire, dopo piano piano vengono a galla. Ecco che la cottura sta continuando, aspettate che, il primo è arrivato a galla, adesso stanno proprio adesso arrivando, guardate. Che arrivano e comunque rende sì, allora il discorso cos'è? Abbastanza velocemente le cose, bisognerebbe valutare, saper valutare bene
se ti costa di più in questo momento di adesso, questo momento come siamo come adesso messi noi, se ti costa di meno la corrente o il gas e valutare. Gas, guardate adesso, fra poco amore, proprio un minutino, ormai arrivano su tutti, ne ho fatti pochi perché giusto pochino, una porzione per Jason. Impariamo un po' a risparmiare che comunque la cottura va avanti, non è che... Sì, infatti, perché comunque c'è scritto anche, lei arriva fino a 1100 watt, però dopo quando è in stand-by mantiene... 100 watt, per il sottovuoto, per le cose particolari, per cucinare cose particolari. Vedete, adesso sono pronti perché comunque sono tutti a galla. Va bene. Adesso io li vado a togliere così li stop dall'acqua. Spenta. Così. Li metto qua nella fondina. E comunque c'è una persona che vive sola, che non ha sbattimenti del gas. Infatti, noi, vabbè, io sono abituata a quello, però è una cosa nuova anche per me, non l'ho mai provata, perciò scusatemi se c'è qualche imprecisione. Ah, non abbiamo mai avuto... Magari qualcuno di voi le usa perché certo, ha magari tanta gente hanno cottura ha. Con le induzioni, cioè capito, cioè, ci sono, ne hanno tante persone, le cose più moderne sono queste, perché comunque è moderna questa cosa, Cioè, tanta gente le ha e non ha la fiamma, non ha il gas. Sì, sì, è che volta... Bisognerebbe avere l'impianto fotovoltaico e a mezzogiorno usare l'induzione. Infatti, per chi non ha l'accumulo. Che svuoto l'acqua bollente, bollentissima. E poi mettiamo un pochino di gorgonzola qua. Giusto per usare anche le cose che avanzano, bisogna usarle. Non si butta via niente. Allora, aspettate. Super, super bollente. Così usiamo ancora questa padella. Ci buttiamo un pochino di gorgonzola. E poi ributtiamo dentro i nostri gnocchetti e li giriamo così si insaporiscono col nostro gorgonzola. Che mi è rimasto giusto poco. Amore, non preoccupatevi, non burro niente, tanto. Che comunque fa la sua cremina. Sì, infatti. Cioè, meno burro si usa meglio, Ne abbasta poco comunque. Adesso riaccendiamo. Ok. Facciamo sciogliere un pochino, che tanto si scioglie il formaggio. E poi ci ributtiamo i gnocchetti. Voilà. Wow. Ah, si sta già sciogliendo? Sì, perché comunque è rimasta già calda la padella, però abbiamo detto che comunque fa molto, molto veloce, fa la sveglia. Sì, sì, ma guarda che su a due di intensità non è... Sì, a metti a 9, ciao! Abbiamo visto che va messa comunque, questa centrale. È la sua grandezza centrale del disegno che ha sulla sua piastra. Certo, ci vuole la sua padella giusta. Certo, ci vogliono le sue padelle giuste. Poi vogliamo provare a fare anche qualcosa di carne, vediamo cosa facciamo insieme. Ah, però dai, guarda come si è già sciolto. Sì, adesso ci rimetto i gnocchettini. Allora, col gas, te lo dico io, che così poco tempo non ce lo mette. No, infatti. Perché lo faccio sempre io, in genere, quando li facciamo col gas, ci mette molto di più a sciogliersi. Senti il profumo del gorgonzola. Allora, che bel piattino, zio. Adesso sono belli sugosi, col suo gorgonzola. Vedete che si è sciolto bene. A posto. E io penso che comunque... Spegniamo, perché tanto non c'è più bisogno di... Abbiamo visto che comunque anche fa veloce, l'importante è anche a bollire l'acqua, perché abbiamo visto che comunque, giustamente non abbiamo fatto tutto vedere tutto nel video, ma veloce, ma veloce. Ci abbiamo messo, quanto, 6 o 7 minuti? 6 o 7 minuti, a far tutto, Infatti. E adesso qua, sono pronti. Vai amore, assaggia, adesso tocca a te, sono i tuoi. Sono i tuoi? Non ti inquadriamo, non preoccuparti. Come sono? Buoni. Sì? E almeno sono cotti giusti? Sì, è stato bravo, strano. Ah, strano, grazie, Niente, dai, ci rivedremo con un altro piattino. E rieccoci. Allora, dopo i due piatti, arriva il terzo piatto e proviamo a metterci due hamburger, questi qua, semplicemente hamburger normali, al pollo, e li mettiamo a cuocere. Accendiamo, il marito accende. Voilà. Li apriamo dalla confezione, logicamente. Ecco qua, adesso li mettiamo al centro, uno, perché abbiamo visto che comunque è centrale dove c'è la cottura. Sì, perché è troppo grossa. Perché punto stop, non ci scappi. Ci mettiamo un po' di sale di qui e poi saliamo quando giriamo di là. E infatti si sente. Prende molto velocemente temperatura. Sì, si scalda molto rapidamente. Che faccio così almeno prendo. Sentite che si chiama, si sente già il profumino. È vero. Guardate che voglio. Sì, sì, sta già. Volevo girarli anche se non dovevo. Perché comunque non erano ancora pronti, però fa niente, almeno li salo anche di qui e siamo a posto. Ecco. Dopo li giriamo, li rigiriamo, giriamo, li giriamo. Guarda lì.
la potenza è bassissima. Oh, vabbè, si sente che comunque stanno sfrisolando, la carne sta cuocendo senza ombra di dubbio. Ecco, cerco di tenerli centrali, anzi direi di abbassare un pochino. Infatti abbassiamo un pochino, perché dopo l'unica padella che abbiamo questa, voi come se avete delle altre, comunque sarete più comodi a fare un po' tutto. Vedete, ecco, caspita che profumo. Un attimo, è un vabbè, attimo, sì. È pollo, fa anche la svelta. È pollo, fa la svelta, cuocerlo, sì, quello sì. Perché comunque abbiamo preso l'hamburger di pollo che mi piacciono. Sì, è inutile alzarlo troppo. Come ho detto prima, li teniamo centrali perché comunque la piastra, la cottura è qua. Adesso sì, l'ho alzato. Alzato si spegne. Si spegne, adesso è ripartito, sentite. Che è ripartito. Sì, il problema è che tenga la temperatura pure, secondo me si può mettere anche uno, vediamo. Ma io penso che comunque tiene, perché c'è scritto che tiene, eh. Sì. 100 watt. Adesso vedete che comunque. Minimo. Opla. Voilà. Mettiamo belli centrali. Un profumo buono. Sì. Eh sì. Sentite come sfrisola. Eccoci qua, dopo averli girati, loro sono belli rosati, belli cotti e pronti da impiattare. Spegniamo pure. Per una cenettina, dai. Ok. E voilà, uno. E due. E dai, sono usciti bene. Bene, il profumo è buonissimo. Scaldare, li ha cotti bene, li ha belli rosati. Poi il pollo fa la svelta comunque anche a cuocere. Perciò dai, non male, non è male. Era da provare, non l'avevamo mai provata, io ero curiosa appunto di provare appunto anche una piastra così, perché insomma non l'abbiamo mai provata, il mio fornello è quello con la fiamma, perciò dai, non è male. Niente, noi vi ringraziamo, vi ricordiamo sotto nell'info box, mi raccomando, ci sarà tutti il link per andare a vedere e basta, niente, siamo qui pronti a rispondervi per ogni cosa, al prossimo video, ciao dalla Nika!